Si svolge sia in modalità online che in presenza il terzo seminario di studi classici organizzato in memoria di Francesca Fiandacarigi, scomparsa nel dicembre del 2017 e che per molti anni ha insegnato al liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII di Caltanissetta. Questo è il modo scelto dalla scuola, guidata dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, per rendere omaggio alla docente, alle sue passioni e mantenere vivo il suo ricordo, così come racconta una delle docenti, componente del comitato organizzativo. È uno dei nomi forse più importanti della docenza all'interno di questo liceo, sia come spessore culturale e per straordinario spessore umano, con una passione incredibile per l'insegnamento come per quello che è stato proprio il suo ambito di studi, con particolare riferimento a tutta la letteratura greca, ma soprattutto al teatro, poi, che era una cosa che amava tantissimo. Per anni è stata insieme a me, tra l'altro, responsabile del laboratorio teatrale d'istituto. Praticamente noi abbiamo deciso di ricordarla in questo modo. Subito dopo la sua scomparsa, la città l'ha celebrata in maniera diversa, però per noi è stato importante avvicinarci proprio a quello che era il suo modo di sentire la scuola e quindi offrire nel suo nome un momento di approfondimento di quelli che sono gli studi classici che lei ha amato con tanta passione all'interno di una scuola nella quale ha sempre insegnato con altrettanta passione. Le rappresentazioni del corpo nelle lingue e nelle letterature classiche, questo è il tema scelto quest'anno per il seminario, che ha coinvolto docenti delle università di Catania, Palermo ed Enna. Da quando questo seminario è nato abbiamo chiesto la collaborazione di tre atenei universitari che sono quello di Palermo, nel quale la professoressa aveva studiato, quello di Catania, a cui era affettivamente, diciamo così, legata grazie all'amicizia con la professoressa Basta Donzelli, della quale non è stata allieva, ma sicuramente appunto amica straordinaria, e che appunto la professoressa Basta ha insegnato a Catania. È quello della Cora di Enna, l'unico Cora di Enna perché è l'ateneo più giovane che abbiamo avuto piacere a coinvolgere. Quindi dall'unione, dalla relazione fra questi tre atenei, poi abbiamo la partecipazione di docenti universitari che ogni anno, dal primo anno appunto quello di 3 anni fa, si alternano qua da noi presentando una loro relazione. Ai tre docenti, uno per ogni ateneo di quelli che ho nominato, si è aggiunta poi dal secondo anno la professoressa Luisa Brucale, che insegna linguistica alla facoltà di Palermo, ma è cugina, prima cugina della professoressa Fiandaca. E quindi c'è un legame importante in questo senso.